19esima giornata del campionato di seconda categoria Girone A, si affrontano Madonna Alta e San Giustino. Madonna Alta a quota 20 punti in classifica, San Giustino in ultima posizione a quota 9. Provano a partire forte i padroni di casa con una conclusione deviata da un attaccante, pallone che sfiora la traversa, vicinissimo al gol il Madonna Alta, la deviazione di schiena praticamente di Giacchetti, poi attacca ancora Madonna Alta, pallone che arriva sul secondo palo, conclusione alta da parte di Torricelli, domina in questo avvio di partita il Madonna Alta, crea parecchie occasioni, calcio di punizione, pallone diretto in porta, ottimo intervento da parte di Valenti che evita guai e tiene il risultato sullo 0-0, poi ancora un calcio di punizione, Madonna Alta che ci prova. Alto il tiro da parte di Lustri, di poco sopra la traversa, l'intervallo è dunque 0-0 nella ripresa, prova a farsi vedere anche il San Giustino, controllo e sterzata in area di rigore, conclusione respinta da parte di Stinchi, buona giocata da parte di Meozzi, poi va ancora vicino al gol il San Giustino, Ronaldo che si salva e ci prova dall'altra parte, imbucata in area di rigore, il pallone che sbatte e finisce sul fondo, Giacchetti vicinissimo al vantaggio, pallone che ha toccato il palo, attacca ancora il Madonna Alta che ci prova con Cocone, si gira, conclusione con il destro respinta, poi raccoglie Scocciolini, conclusione anche sua deviata e poi la rovesciata da parte di Torricelli che va vicinissimo al gol, ancora una volta il Madonna Alta ci prova poi con Cocone dalla lunghissima distanza in due tempi, fa su il pallone Valenti, insiste, Madonna Alta, calcio d'angolo battuto in area di rigore alla ricerca di Giacchetti, pallone che si impenna e lo fa su il portiere del San Giustino, San Giustino che ci prova ancora su corner, pallone che viene respinto, rimane in area di rigore, un tiro deviato che termina alto, non di molto, Madonna Alta alla fine cerca a tutti i costi il gol del vantaggio e lo trova con un gran gol di D'Agostino dalla lunga distanza, complice anche una deviazione, classe 2003, fa 1-0, è un gol fondamentale, poi Giacchetti va vicinissimo al raddoppio nel finale, gran parata di Valente, dicevamo un gol fondamentale perché regala i 3 punti al Madonna Alta, che dunque batte il San Giustino 1-0. Partita classica, partita di seconda categoria, non bella, però per noi era importante vincere, ci siamo riusciti, anche se abbiamo faticato più del dovuto, siamo rimasti in 10 all'inizio del secondo tempo, abbiamo giocato tutto il secondo tempo contro vento, in inferiorità numerica, qualche assenza, però sono più che contento perché chi ha giocato, chi è subentrato ha dato il massimo, contento per Lorenzo che ha fatto gol, contento per il gruppo perché era una vittoria che volevamo a tutti i costi, anche se sofferta e tribolata, ma è arrivata e sono contento così. Ma guarda, il commento sarà davvero breve, faccio i complimenti ai ragazzi della Madonna Alta che hanno sinceramente meritato la vittoria, anche perché hanno creato molte più occasioni di noi nei 90 minuti, nonostante hanno passato il secondo tempo in inferiorità numerica. E noi come al solito ci rimboccheremo le maniche per terminare questo campionato e andiamo verso i 50 anni, quindi la prossima stagione l'US San Giustino festeggerà il 50° anno di vita, quindi per noi solo soddisfazioni.